di mercoledì 22 novembre, giornata particolare perché oggi il sole entra nel segno zodiacale del Sagittario. Io spero che porti un po' di entusiasmo questa nuova posizione planetaria, anche perché noi sappiamo che i Sagittario sono veramente eccezionali, sempre verdi, anche a 70, 80, 90 anni, ragionano come adolescenti, bella questa cosa. Ecco, probabilmente un po' più di istintività e meno raziocinio è un atteggiamento consigliato ai nati Vergine, che ieri come oggi hanno questa luna un po' contraria, hanno un sole un po' particolare, possono farvi arrabbiare. Ora, nessuno mette in discussione, lo dico sempre, i risultati, perché? Perché Giove è in buon aspetto. Però addirittura più scansate le fatiche, più cercate di delegare qualcosa che non volete più fare, e più arrivano altri impegni e più arrivano altre responsabilità. Per fortuna avete le spalle larghe, però bisogna dirlo, sono due giornate in cui qualche piccola provocazione ci sarà, e forse voi non dovrete cedere a qualche atteggiamento polemico, altrimenti si rischia di discutere. Ancora un po' come ieri, secondo il mio punto di vista, sottotono il segno dei pesci, ma solo perché non c'è un buon contatto con gli altri. Quindi in questo periodo ci sarebbe bisogno di maggiore solidarietà, di più apporto umano. Il segno dei pesci sta bene, lavora bene, si comporta bene quando sa di poter contare su un gruppo di persone carine, piacevoli, con cui condividere tante strategie, tanti impegni, tanti programmi. Infatti di solito i nati sotto questo segno zodiacale non si staccano facilmente da un gruppo di lavoro o da un gruppo di amici, a meno che non ci siano delle grandi crisi, perché è un segno abbastanza costante. Forse non lo è molto in amore, ma ricordiamo che se ci sono stati dei problemi sentimentali non è sempre colpa dei nati pesci, che vogliono ogni giorno quasi ricevere delle conferme. Quindi il mio invito è a chi sta con una persona nata sotto questo segno zodiacale a stare un pochino attenti, perché non bisogna dar nulla per scontato. Lo Scorpione oggi retrocede 3 stelle, tuttavia devo dire che per i liberi professionisti, per quelli che lavorano a giornata o possono misurare il proprio successo in 24 ore o nel corso di un mese, questo è un cielo addirittura un pochino più redditizio. Potrebbe essere interessante per chi ha una questione da risolvere, un lascito, una situazione che riguarda un affitto, un contratto. Il cielo dell'amore sarà molto importante a dicembre. Noi non dobbiamo aspettare che le cose cadano dal cielo, secondo me bisogna usare l'astrologia in maniera attiva, quindi quando abbiamo un buon oroscopo, fedeli al motto, non credo, verifico, darci a tutti quelli che in qualche modo ci interessano, donarci con la nostra capacità di azione, con la nostra intelligenza e perché no anche con il nostro affetto. Il segno dei Gemelli è turbato ancora da questa luna, per cui non ci sono grandi turbulenze, forse le turbulenze create attorno a voi, se ad esempio qualcosa non vi piace e siete pronti anche ad innervosirvi per questo motivo. Pare che da un paio di giorni prendiate tutto un pochino troppo di petto, arriverà un momento migliore nel fine settimana. Comunque Venere è sempre dalla vostra parte, quindi per quanto riguarda amicizie, incontri, resta un cielo piuttosto utile. Forse siete troppo impegnati e vedete meno il partner, oppure in questi giorni avete delle idee in testa e vi sentite distratti. Ecco, è probabile che capiti questo, perché sappiamo che i Gemelli quando hanno un'idea in mente non la mollano facilmente. Il segno del Toro recupera già a partire dalle prossime ore, e anche io recupero speranze, perché i Toro a questo punto sono molto arrabbiati con me. Però vi chiedo se nel corso delle ultime settimane ci sono state delle conferme, o magari in questi ultimi tempi avete vissuto delle, non dico rivalità, ma dei momenti in cui vi siete sentiti meno comodi. Ecco, allora forse è il caso di ritrovare un po' di stabilità anche per quanto riguarda le relazioni. Certo, se state vivendo una storia che ha avuto dei problemi nel passato, vi anticipo che dicembre sarà un mese in cui vorrete chiarire come stanno le cose. Il segno zodiacale della Bilancia viaggia libera verso un futuro importante, tra l'altro vi do un'anticipazione sul 2024, i primi mesi saranno ancora molto importanti, ma gli altri 6 di più, quindi veramente è un cielo di crescita. Qui bisogna capire da dove partite, perché chi è stato male deve recuperare energia fisica, chi ha già qualcosa di importante raddoppia, vince ancora di più. Insomma, non lasciate, raddoppiate anche la voglia di amare, nonostante qualcuno si mostri restio nei confronti dei sentimenti. D'altronde
ve l'ho detto tempo fa, la bilancia è il segno della coppia, coppia non solo intesa come matrimonio, ma anche intesa come riferimento nei confronti degli altri. Il segno zodiacale dell'acquario si trova in una condizione più libera rispetto al passato. Venere è favorevole, abbiamo un cielo utile anche per quanto riguarda le amicizie, ma soprattutto c'è quella fase di sblocco che finalmente molti aspettavano, in particolare da oggi, perché il sole da oggi non è più contro. Quindi se avete vissuto, non dico delle rivalità, perché di solito l'acquario quando non ama una situazione prende e se ne va, ma se ci sono stati comunque dei conflitti, se non sono risolti, quantomeno si prende tutto con maggiore leggerezza, e questo è importante. Cielo importante anche per l'amore. Il segno del cancro. Allora, la luna è in buon aspetto, le relazioni sentimentali sono importanti, dicembre potrebbe essere un mese di grande sviluppo, quindi direi di fare il vostro gioco, anche se questa settimana è iniziata con qualche piccola polemica. Vi do un consiglio: se c'è qualcosa che non va, parlate, perché se tenete tutto dentro, cosa che capita molto spesso, poi avete fastidio allo stomaco, avete qualche problema, e invece adesso bisogna essere molto sorridenti e ricettivi. Capricorno, allora, voi non vi impegnate mai su cose banali, no? Voi quando avete un progetto sapete che deve essere lungimirante, positivo, deve, diciamo, aiutare voi ma anche le persone che amate. Quindi è chiaro che più vi ponete delle grandi diciamo mete da raggiungere, e più faticate. Tuttavia in questo periodo si può dire che la fatica è minore, e soprattutto arriva un piccolo premio: la vostra testardaggine e determinazione vi porterà lontano. Il segno zodiacale dell'Ariete sente che è arrivato il momento di fare un gioco positivo nei confronti della vita, di tutto. Ecco, noi sappiamo che l'Ariete a volte rischia un po' troppo, soprattutto non dà retta agli altri, e allora bisogna capire che Ariete siete, un Ariete ascendente Ariete è scatenato, un Ariete ascendente Toro è certamente più metodico. Ora bisogna trovare una via di mezzo tra quello che volete fare e quello che potete fare, però via libera da dicembre anche per i sentimenti. Il Leone si trova in una condizione interessante, con l'unico difetto che potrebbe strafare: non vi dite che siete bravi, lasciate che siano gli altri a dire che siete i migliori, altrimenti rischiate di peccare d'orgoglio, di apparire agli occhi degli altri come persone estremamente forti, persino un po' arroganti, cosa che non siete. Cielo utile per l'amore, se avete dimenticato qualcuno cercate di recuperarlo. E chiudo in bellezza con il Sagittario. Secondo me questo è il segno del periodo, perché avere tre pianeti, da oggi anche il Sole, da venerdì Marte, nel segno Mercurio, è interessante. Non solo, sviluppa le vostre capacità migliori e la vostra grande creatività, al punto che molte persone vi seguiranno e vi ammireranno. Fascino in aumento.